Abbiamo avvertito durante questa nostra amministrazione la necessità di intitolare alcune strade, larghi, giardini, piazze e abbiamo voluto dedicare questa intitolazione a figure importanti per quanto riguarda questa nostra realtà cittadina, figure che hanno avuto un ruolo che sono state importanti per questa nostra realtà. Cito per esempio i parroci delle nostre parrocchie, il nostro vescovo, il quale Monsignor Benedetto Falcucci, il quale fu vescovo della diocesi di Penne Pescara, un vescovo non vedente, il Don Epimenio Giannico, il quale fu fondatore della Cassa Rurale ed Artigiana, l'attuale banca di credito cooperativo. Mi viene in mente l'ingegner D'Onofrio, che ebbe dei trascorsi come presidente della nostra provincia e in quell'occasione portò a termine la circonvallazione che ci porta verso il comune di Tornareccio. Un'altra figura importante nel mondo politico come l'onorevole Ciorilli Borrelli, figure importanti nella famiglia Codagnone come Gennaro e Tito Codagnone e il Giacinto Cardona con il figlio Giorgio Raimondo Cardona. Tra questi abbiamo voluto dedicare un'area di sosta, di parcheggio all'interno del consorzio industriale a Peppino Benedetti, il quale fu presidente del consorzio industriale della Val di Sangro e fu tra i promotori dell'industrializzazione della Val di Sangro. Anche sotto questo profilo abbiamo cercato di individuare gli spazi relativi alle figure a cui abbiamo appunto dato queste intitolazioni. Per esempio, un altro motivo di intitolazione è stato il largo intitolato alle vittime della Shoah e delle foibe in via di mezzo. È stata una volontà di dedicare appunto ad entrambe queste figure, perché a questi due eventi, che sono stati eventi veramente da dimenticare della nostra storia, e li abbiamo voluti associare perché le vittime sono sempre vittime, al di là di quelli che sono poi gli autori materiali di certi fenomeni. Come pure, ecco, all'interno di questo discorso di una storia passata e di un momento particolarmente difficile del nostro paese Italia, abbiamo voluto intitolare a Nicola Paleni, il quale fu vittima del periodo della guerra, il quale fu ucciso dai tedeschi, come del resto già intitolato in passato, una strada in località San Luca dove risiedeva, solo perché si difese la propria moglie. E nello stesso momento, ecco, abbiamo avvertito la necessità anche per il cimitero di intitolare le strade e le vie del cimitero, naturalmente con nome di santi che sono presenti nelle nostre chiese. Ecco, questo è stato un progetto che abbiamo voluto portare avanti. Per esempio, ecco, mi torna in mente la figura di Pier Giorgio Frassati, fondatore dell'Azione Cattolica, amante della natura e quindi alpinista. Abbiamo voluto dedicare il parco urbano di Vallaspra, per esempio, ecco, tutto come il parco urbano del Tratturo a Piazzano, parco realizzato in un'area
un'area trattorale. Ecco, come ho già detto, abbiamo cercato di dare a queste aree le intitolazioni corrispondenti nel modo più consono alle figure che sono state individuate in questa toponomastica. Giacinto Pellicciotta nacque a Perano nel 1893. Sin dalle prime classi delle elementari, il padre Giuseppe lo mandò ad apprendere l'arte da un fabbro ferraio e in breve tempo imparò a mettere i ferri ad asini, muli, cavalli e vacche. Imparò così bene il mestiere che in breve tempo diventò un vero artista del ferro battuto. Durante la Grande Guerra fu assegnato al corpo di fanteria e mandato a combattere in prima linea a Gorizia e su altri fronti. Dopo il matrimonio, nel 1929, trasferì la sua residenza e il laboratorio artigianale in contrada San Luca di Atessa, dove nacquero i suoi tre figli, Giuseppe, Wanda e Rodolfo. Il lavoro artistico viveva in quegli anni momenti difficili, acuiti anche dal sopraggiungere del secondo conflitto bellico, e anche per la famiglia di Giacinto arrivarono i momenti bui, con le enormi difficoltà di sostentamento abbinate ai timori di rappresaglie tedesche, in particolare dopo l'armistizio, quando Atessa pullulava di militari nazisti che, prima di iniziare la ritirata, lasciarono dietro di sé una scia di sangue e di violenza. Tra le vittime ci fu anche Giacinto, che venne trucidato dai soldati nazisti dopo aver difeso la moglie dall'aggressione di un militare tedesco. Don Epimenio Giannico nacque ad Atessa il 30 marzo 1852. Il tempo nel quale visse Don Epimenio va dalla seconda metà del 1800 alla prima decina del 1900, un tempo pieno di cambiamenti e con l'affermarsi di movimenti nuovi sia nella Chiesa che nella società. Il rinnovamento avviene specialmente con la pubblicazione dell'enciclica Rerum Novarum, che crea attorno un afflato nuovo di idee e di azione sociale. E di tutto questo ne risente positivamente anche il giovane sacerdote Epimenio. La sua vita sacerdotale è contraddistinta da un carisma di bontà e serenità che egli sapeva trasmettere a chi lo avvicinava, specialmente alle persone che aiutava nella sua attività caritatevole e ministeriale. Tra le opere che Don Epimenio ha realizzato, una su tutte merita particolare attenzione: la Cassa Rurale e Cattolica di Depositi e Prestiti San Francesco d'Assisi, fondata da Tessa nel 1903 come società cooperativa in nome collettivo. Nel fondare la Cassa Rurale in questo territorio abruzzese, Don Epimenio e gli altri soci fondatori volevano raggiungere uno scopo non strettamente politico quanto sociale, che si sviluppasse sempre più a largo raggio. Desideravano armonizzare al meglio la proprietà privata, consolidandola in un ordine amministrativo e di scambio collettivo a beneficio di tutti. Da questo desiderio, pian piano prese forma l'idea di una cassa rurale sul modello di altre che già esistevano in diverse parti dell'Europa. La vita terrena di Don Epimenio termina all'alba del 5 aprile 1911, in seguito a una grave malattia. Don Luciano Cicchitti nasce ad Atessa il 12 gennaio 1931, ma la sua famiglia, per motivi di lavoro, si trasferisce a Vasto, dove crescerà e riceverà cresima e prima comunione. Compiuti gli studi liceali e teologici nel seminario regionale di Chieti, è ordinato sacerdote da Monsignor Bosio nella cattedrale di Vasto il 25 giugno 1955. Per un anno è vicerettore del seminario diocesano e vicario parrocchiale di Cupello. Dal 1956
1946 al 1959 vicario di quella di Sant'Agostino a Chieti. Il 1 settembre del 1959 è nominato parroco della parrocchia di Piazzano, di cui prenderà possesso il 1 novembre 1959 accompagnato da un pullman di parrocchiani di Sant'Agostino. Si trasferisce nella casa canonica insieme alla madre, al fratello Gabriele e alla sorella Maria. Ciò che colpisce della sua persona è la schiettezza nel parlare, la fermezza e decisione nell'agire, la voce squillante e appassionata nel canto e nelle frequenti infuocate omelie. Morirà dopo quasi 20 anni di ministero nell'ospedale di Chieti, il 25 agosto 1979, stroncato da un male incurabile. La sua salma riposa nella cappella di famiglia al cimitero di Vasto. Tante le iniziative messe in cantiere dall'attivissimo parroco nel corso del suo ministero sacerdotale, a cominciare dal restauro della chiesa parrocchiale di San Vincenzo Ferrer a Monte Marcone, dichiarata inagibile nel 1962 dopo il crollo del tetto a causa di una abbondante nevicata. Con il restauro della chiesa si costruisce anche l'oratorio con ampio salone e aule per le attività parrocchiali. All'impegno di Don Luciano si deve l'istituzione del primo asilo infantile parrocchiale nel 1960 a Colle Giannico, con refezione e colonia estiva. Nel 1961 Don Luciano fonda la società sportiva Libertas Monte Marcone, che prenderà successivamente il nome di Val di Sangro. Al suo interessamento si deve la realizzazione del campo sportivo e dello scomparso campo da tennis allestito nel 1971 nell'area attuale del parco di fronte alla chiesa. Il 18 ottobre 1966 pose la prima pietra della chiesa di San Luca nella omonima località, benedetta da Monsignor Falcucci ma ultimata soltanto nel 1986. Dopo vari tentativi andati a vuoto per motivi di carattere burocratico, il 25 novembre 1972 l'arcivescovo Vincenzo Fagiolo benedice la prima pietra della chiesa di San Benedetto a Piazzano alla presenza del ministro della Sanità Remo Gaspari, promotore di tutto il progetto realizzato dal Consorzio di Bonifica del Sangro. La chiesa sarà inaugurata il 28 dicembre 1975 alla presenza dello stesso Monsignor Fagiolo. Coronamento della costruzione, il mosaico della facciata, in cui uno dei personaggi, quello alla destra di San Benedetto, porta il volto di Don Luciano, completato il giorno stesso della sua morte. Pier Giorgio Frassati nasce a Torino il 6 aprile 1901. Il padre Alfredo è da 6 anni il proprietario del quotidiano La Stampa, è liberale ed amico di Giolitti. Nel 1913 diventerà senatore e nel 1920 ambasciatore a Berlino. Sin da giovanissimo, Pier Giorgio entra a far parte di alcune associazioni di carattere spirituale. Nel mondo universitario Pier Giorgio incontra la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Nel 1919 si iscrive al Circolo Cesare Balbo, pochi mesi dopo l'ingresso al Politecnico, dove si dedica allo studio dell'ingegneria mineraria. A 21 anni entra nel Terzo Ordine dei Domenicani e nel 1922 si iscrive alla Società della Gioventù Cattolica, ramo maschile dell'Azione Cattolica presso la sua parrocchia. Il motto della Gioventù Cattolica è preghiera, azione, sacrificio, tre parole che riassumono l'impegno quotidiano dei suoi aderenti e nelle quali Pier Giorgio trova lo specchio del suo modo di essere. Pier Giorgio vive l'amicizia con la disponibilità a dare e anche a ricevere, a dare ascolto, consiglio, aiuto concreto, dimostrandosi sempre sensibile alle esigenze degli amici, spronandoli, esortandoli, stimolandoli, sostenendoli, ma mai con la presunzione di essere al di fuori degli stessi problemi, anzi con l'umiltà di ricercare e accettare gli aiuti, i consigli, le esortazioni degli amici. Chiede la loro vicinanza, spesso domandando a loro di pregare per lui, ma sempre senza chiedere nulla in cambio del proprio andare incontro per primo. Pier Giorgio muore a 24 anni, ad un passo dalla laurea. La folla che partecipa il 6 luglio ai suoi funerali è immensa.
non richiamata dal suo cognome illustre. Di lui sanno ciò che hanno visto o sentito dire, la sua umiltà, il suo donarsi, il bene profuso, la fede trasparente. Questo era ed è Frassati, un giovane testimone con parole e con opere della fede in Cristo, un santo moderno dei nostri giorni, una prova vivente che è possibile oggi essere giovani cristiani. Don Angelo De Ritis, sacerdote atessano e per circa 14 anni parroco a San Michele, nacque ad Atessa nel 1920. Dopo il ginnasio entrò nel seminario regionale di Chieti e nel 1944 fu ordinato diacono da Monsignor Epimenio Giannico, atessano, vescovo di Trivento. Il 24 settembre dello stesso anno celebrò la prima messa nella chiesa di San Leucio. Dopo aver esercitato per 8 anni il ministero sacerdotale nella parrocchia di Perano, fu nominato parroco a Gesso Palena, dove rimase per circa 20 anni. Era l'immediato dopoguerra e cercò di affrontare e risolvere i problemi del paese, ottenendo la costruzione di un lotto di case per i senza tetto, alleviando con ogni mezzo la piaga della ricostruzione e dell'emigrazione. Tra i meriti da attribuire a Don Angelo, anche quello di organizzare la filodrammatica con tutto il paese di Gesso Palena coinvolto per la sacra rappresentazione della passione e morte di Gesù. La manifestazione venne ripetuta ogni anno nella Settimana Santa e venne organizzata anche ad Atessa nel 1975, dopo qualche anno dal suo trasferimento nella chiesa atessana di San Michele. Don Angelo curava con amore i testi, si improvvisava valido regista e dava tutto se stesso nelle prove, recitando qua e là i diversi brani per imprimervi la giusta interpretazione. Fu parroco di San Michele dal 1972 al 1986, quando si ritirò in casa per motivi di salute, sopportando dignitosamente la malattia, amorevolmente assistito dalla sorella gemella e dal fratello Aurelio. Morì la mattina del 18 aprile 1990 e riposa nel cimitero di Atessa. Giovanni Sorge, sacerdote atessano, nacque nel 1923 e gli fu imposto il nome perché era nato alla vigilia della festa di San Giovanni Battista. Terminate le elementari, entrò nel seminario arcivescovile di Chieti, dove frequentò le 5 classi ginnasiali e in seguito il liceo classico e la teologia nel seminario regionale. Il 14 luglio 1946 fu ordinato sacerdote nella chiesa di San Leucio da Monsignor Benedetto Falcucci, che in quel periodo era ausiliare del vescovo di Chieti. Svolse il primo ministero sacerdotale nella parrocchia di Santa Maria Immacolata di Guilmi. Dopo qualche anno fu nominato viceparroco di San Michele ad Atessa, poi vicario economo e dal 1958 al 1972 ricevette l'incarico di parroco. Il 9 settembre 1969 conseguì la laurea in diritto canonico presso il Pontificio Ateneo Lateranense di Roma. È stato segretario per la preparazione del sinodo diocesano nel 1958, nominato giudice prosinodale nel 1969, è stato giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale dal 1970 al 1975, fu arcidiacono della Cattedrale di San Giuseppe di Vasto e vicario generale di Vasto fino al 1984. Nell'ottobre dello stesso anno divenne prevosto di San Leucio ad Atessa e successivamente parroco dal 1 settembre 85. Don Giovanni era carico di affidabilità e a suo modo sapeva comunicare con la gente. Grazie ai suoi studi e alla specializzazione in diritto canonico, scrisse l'introduzione alla lettura del nuovo codice. Nel 1987 riuscì a fare un ottimo lavoro di sintesi storica e religiosa sulla figura di San Leucio, protettore della città di Atessa. Si spense a 73 anni, il 24 febbraio del 1996. Mm.
Monsignor Benedetto Falcucci nacque ad Atessa il 6 settembre 1905 da una famiglia agiata che gli consentì di frequentare gli studi superiori a Chieti quale alunno del liceo ginnasio e allievo del convitto nazionale. In quegli anni conobbe il canonico chietino Gabriele Maria Oblecker, la cui spiritualità fece scaturire in lui la decisione per avviarsi al sacerdozio, entrando nel Pontificio Seminario Regionale di Chieti e successivamente nella Pontificia Università Lateranense, dove ebbe come maestro di sapienza, tra gli altri, Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni. Nel 1928 Falcucci fu ordinato sacerdote a Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Nello stesso anno iniziò il suo ministero sacerdotale a Monteferrante nell'Alto Sangro. Due anni dopo il vescovo lo inviò a Gissi nel Vastese. Nel 1931 il nuovo arcivescovo di Chieti, Monsignor Venturi, lo scelse come delegato generale e subito dopo come vicario generale. Nel periodo bellico Don Benedetto si distinse per l'impegno profuso per alloggiare e sfamare migliaia di sfollati giunti a Chieti. Nell'immediato dopoguerra, alla morte del vescovo Venturi, Don Benedetto lo sostituì fino al 1949 e subito dopo divenne il primo vescovo della nuova diocesi Penne Pescara. Nel novembre del 53 cominciò ad accusare dei gravi problemi alla vista che lo costrinsero ad abbandonare il suo incarico. Nel 1959, promosso arcivescovo, lasciò Pescara per Atessa, dove continuò ad esercitare il suo magistero di bontà e sapienza nonostante la sua infermità. Morì ad Atessa la mattina del 7 luglio 1977 ed è seppellito nella tomba di famiglia nel cimitero della città. Monsignor Giuseppe Pili nacque a Colle di Mezzo nel 1918. A soli 24 anni fu ordinato sacerdote e nel 1942 iniziò il mistero sacerdotale presso la cattedrale atessana di San Leucio, dove vi rimase per 42 anni esatti meno un giorno, fino a quando il 17 ottobre del 1984 terminò il suo cammino terreno. Fu un valente organista e grazie alla sua passione per la musica organizzò una scuola cantorum per la cattedrale di San Leucio. I primi tempi della sua presenza ad Atessa coincisero con gli anni difficili della guerra e Don Peppino, come fu sempre chiamato dagli atessani, si dedicò molto ai giovani, indicando alle nuove generazioni la strada del bene, facendo comprendere che solo dal sacrificio nasce una società sana e laboriosa. Con enormi sacrifici riuscì a dotare la sede dell'Azione Cattolica con tavoli di ping pong, biliardini e altri giochi che attiravano i giovani di allora, sottraendoli ai pericoli della strada. In sagrestia, dopo l'ora del catechismo, quasi sempre c'era il momento del cinematografo, un consueto appuntamento con spezzoni di film comici e muti, e anche se erano probabilmente le stesse pellicole, nei ragazzi suscitavano ogni volta grande emozione e interesse. Don Peppino fu un eccellente organizzatore, si impegnò molto per la parrocchia e nel suo ministero sacerdotale avvenne l'innalzamento della nuova torre campanaria, l'installazione dell'organo rinnovato, l'inizio di una radio locale parrocchiale e anche i primi passi del futuro centro pastorale presso il Palazzo Cardona. In collaborazione con Padre Antonio da Serra Monacesca si occupò di raccogliere delle notizie storico-bibliografiche sulla figura di San Leucio, che poi furono pubblicate nel 1970. Negli ultimi anni della sua vita la malattia lo costrinse a lasciare per qualche mese la cura pastorale, che poi riprese nei mesi estivi. Morì alle 4 del mattino del 17 ottobre pronunciando le ultime parole: spieghiamo le vele verso l'altra sponda. Riposa nel cimitero di Colle di Mezzo. Nicola Dinisio nacque a Cepagatti nel 1920, ma già in tenera età si trasferì con la famiglia a Chieti. Grazie alla sorella, morta a soli 22 anni e in odore di santità, fu indirizzato verso la vita ecclesiastica. Il suo percorso di studi al seminario si interruppe per qualche periodo a causa delle sue condizioni cagionevoli di salute, ma dopo il servizio militare, il conseguimento della licenza liceale e l'iscrizione alla facoltà di medicina all'Università di Roma, che frequentò per 3 anni, fu riammesso agli studi
studi in seminario e venne ordinato sacerdote nel 1950 dall'allora arcivescovo di Chieti, Monsignor Bosio. Sacerdote novello, fu nominato parroco di Santa Croce il 24 novembre dello stesso anno e vi rimase fino alla morte che lo colse l'11 marzo 1987. La vita di Don Nicola ha sempre poggiato su basi solide come l'amore per la povertà, con il conseguente rifiuto di ogni bene materiale, un senso infinito di carità verso il prossimo. Se qualcuno con difficoltà economiche bussava alla sua porta, egli era sempre pronto a svuotarsi le tasche. Don Nicola fu anche pittore, scultore, disegnatore. Dalle sue mani nascevano presepi meravigliosi e fu proprio a Santa Croce che si costruì per la prima volta da Tessa un presepio meccanico. Verso la metà degli anni 50 arrivò la televisione ed il primo apparecchio della parrocchia lo comprò lui, mettendolo a disposizione di tutti nel salone parrocchiale. Don Nicola Dinisio riposa nel cimitero di Atessa in una tomba costruita appositamente per lui con la partecipazione di tutti i suoi parrocchiani. Giuseppe Benedetti nacque ad Atessa nel 1923, primogenito di quattro figli di una modesta famiglia artigiana. Dopo la scuola dell'obbligo si diplomò alle magistrali e diventò maestro, professione che svolse per circa 32 anni in varie scuole elementari della provincia di Chieti. Successivamente, cessato l'insegnamento, ricoprì il ruolo di segretario e vice direttore della scuola elementare di Atessa. Intanto, sin dal 1958, si appassionò alla politica, impegnandosi in prima persona nella Democrazia Cristiana locale. Nominato presidente dell'ospedale di Atessa negli anni 60, si impegnò a fondo per migliorare la funzionalità dei reparti ed il servizio agli utenti, sia con l'acquisto di nuovi e moderni macchinari, sia facendo in modo nel 1966 che si aprisse presso l'ospedale la prima scuola per infermieri professionali. Insieme ad altri esponenti politici locali della Democrazia Cristiana e all'onorevole Gaspari, contribuì alla nascita del nucleo industriale della Val di Sangro, con l'insediamento di importanti industrie come Honda e Sevel Gruppo Fiat, con i conseguenti benefici in termini di posti di lavoro e di sviluppo economico, non solo per Atessa, ma anche per i comuni limitrofi. Ricoprirà l'incarico di presidente del consorzio per molti anni, sino al 1981. Quasi contemporaneamente, dall'ottobre 71 all'ottobre 75, ha ricoperto la carica di sindaco di Atessa. Dall'84 al 93 fu invece presidente del comitato di controllo enti pubblici di Chieti. Il suo impegno politico e amministrativo è sempre stato profuso senza risparmio e caratterizzato dallo spirito di servizio per la comunità, che è venuto meno solo a causa del male incurabile che lo aggredì nell'estate 1998 e repentinamente ne causò la morte il 5 novembre. Raffaele Sciorilli Borrelli nacque ad Atessa il 16 novembre 1916. Dopo aver studiato privatamente nel proprio paese nativo, proseguì i suoi studi al Collegio di Cassino, per poi laurearsi in giurisprudenza all'Università di Roma. Entrò in politica per reazione all'oppressione nazifascista, tanto che sarà catturato dai tedeschi proprio ad Atessa e dopo diverse traversie portato a Chieti per essere inviato in un campo di concentramento in Germania. Qui riesce a fuggire e trova protezione nella cattedrale di San Giustino da parte di Monsignor Benedetto Falcucci. Sciorilli Borrelli è stato un esponente politico di spicco a livello locale, ma conosciuto e apprezzato anche a livello nazionale, che ha militato nelle file del Partito Comunista Italiano, ricoprendo numerose cariche a livello istituzionale. Fu consigliere comunale e amministratore ad Atessa dal 1946 al 1969, consigliere provinciale a Chieti dal 1951 al 1956, parlamentare alla Camera dei Deputati dal
1953 al 1963, dove tra l'altro fece parte della commissione d'indagine sulla scuola italiana ed è stato segretario della commissione istruzione e belle arti di questo ramo del Parlamento. Oltre all'attività politica, si dedicò all'insegnamento e fu il primo segretario del sindacato scuola CGIL. Intellettuale raffinato, Raffaele Sciorilli Borrelli ha scritto molti saggi e articoli su argomenti diversi. Morì il 21 dicembre 2001. Nicola Palena nacque ad Atessa nel 1893 da Vincenzo Palena e Giulia Iannone, famiglia benestante con 13 figli. Il padre possedeva un noleggio di carrozze che permetteva loro di vivere in modo agiato e senza particolari problemi. Nel corso degli anni, Nicola consolidò la sua buona posizione economica riuscendo a costruire un albergo, a gestire un'agenzia di pompe funebri e un'importante agenzia di noleggio di autovetture. Fu il primo imprenditore atessano. Il periodo felice sia lavorativo che familiare cominciò a prendere una brutta piega in coincidenza con gli anni della Seconda Guerra Mondiale, dapprima con la morte della giovane moglie e poi con la chiamata alle armi del figlio Erasmo, costretto a seguire l'armata italiana in Egitto, dove fu fatto prigioniero e vi restò per due lunghi anni. Nel novembre del 1943, durante la ritirata tedesca, Nicola e tutto il popolo atessano furono costretti a subire angherie feroci da parte dell'armata nemica. I tedeschi, nell'intento di rallentare l'avanzata degli alleati, minarono alcuni punti strategici del paese. In quei momenti drammatici Nicola Palena, temendo che fosse stata minata anche la casa paterna, corse per vedere se i suoi parenti fossero in pericolo, ma un manipolo di soldati tedeschi lo catturò durante un rastrellamento. Accusato di essere un sabotatore, fu portato a Tornareccio e nella serata del 12 novembre 1943 fu fucilato sul ponte di accesso al borgo. Ferito a morte, fu fatto saltare in aria con lo stesso ponte. La brigata paracadutisti Folgore è l'unica grande unità aviotrasportata dell'esercito italiano, posta alle dipendenze del Comando delle Forze Operative Terrestri. Istituita il 1 gennaio 1963 a Pisa per trasformazione del preesistente centro militare di paracadutismo, la brigata ha il suo quartier generale a Livorno ed è dislocata con la maggior parte dei suoi reparti in Toscana, Siena, Pisa, Grosseto, Pistoia, con l'ottavo reggimento guastatori paracadutisti a Legnago e con il 185esimo reggimento artiglieria paracadutisti a Bracciano. Per quanto riguarda il parco del tratturo, come ho già detto in parte di questo servizio, l'intitolazione non è casuale perché ricade in un'area tratturale. Ricade nell'area tratturale e nell'ambito del progetto dell'amministrazione comunale. Quest'area è a ridosso di una struttura scolastica e a ridosso soprattutto di un'area molto importante a livello di residenzialità ed è un'area a ridosso anche del nucleo della chiesa di San Benedetto, del centro Informa Giovani, ma essenzialmente
è stato pensato a suo tempo come area verde, oltre che appunto a servizio di tutta quell'area urbanizzata ormai da anni dell'area Valliva, ma principalmente perché doveva essere un contrappeso all'intervento della famosa area che si doveva realizzare, dove per un decennio abbiamo visto una gru ferma, dove praticamente per le cause note a tutti il progetto non è stato portato a termine. Ecco, queste sono un po' le motivazioni, anche perché nell'area Valliva necessitava, in un territorio così vasto, di un'area verde attrezzata con un parco giochi, possibilità di relax e di incontro e di intrattenimento anche di persone non solo giovani ma meno giovani e anziani, insomma un punto di aggregazione, un luogo che sicuramente in futuro, ma già lo constatiamo oggi, è un'area importante, un punto di riferimento, di aggregazione e di socialità. L'ingegnere Guido D'Onofrio nacque ad Atessa il 18 gennaio 1901. Laureatosi in ingegneria presso l'Università di Roma, iniziò subito ad esercitare la libera professione. Nel 1932 fu nominato dal podestà Nicola Orfeo direttore dei lavori per la costruzione dell'acquedotto comunale di Atessa. Tra i suoi lavori più significativi di quel periodo, in collaborazione con la Sovrintendenza dei Beni Culturali dell'Aquila, diresse i lavori per il rifacimento della facciata della cattedrale di Atessa, riportandola all'antica semplicità del periodo romanico. Nel 1944 fu nominato ingegnere comunale, l'anno seguente divenne presidente della Cassa Rurale in seguito ad elezione dei soci. Queste cariche conferite posteriormente alla liberazione della città di Atessa sono la conferma del riconoscimento delle doti tecniche come anche della dirittura politica e morale di cui godeva l'ingegnere D'Onofrio. Nel 1945 fondò la sezione atessana della Democrazia Cristiana e fu eletto segretario. Nel 1951 fu eletto consigliere provinciale per il collegio di Atessa, carica che gli fu confermata anche nelle successive elezioni del 1956 e del 1960. Dopo aver ricoperto per 9 anni la carica di assessore ai lavori pubblici, fu eletto presidente della stessa amministrazione il 29 gennaio 1958. Nel corso della sua esistenza ricoprì tanti altri incarichi e viaggiò molto in Europa, ma amava soprattutto il suo paese. Prevedendo il boom economico degli anni 60, diede impeto alla costruzione delle strade in modo che ogni frazione di Atessa fosse agevolmente collegata al centro. Sempre in tema di infrastrutture, bisogna ricordare l'ideazione delle due circonvallazioni che bypassano il centro della città, che tanto agevolò la comunicazione fra Atessa e i vari paesi dell'entroterra. Guido D'Onofrio si spense nel 1973. Tito Maria Codagnone nasce ad Atessa il 3 giugno 1860, discendente di una illustre famiglia tessana di ricchi proprietari terrieri. I terreni ereditati dagli avi erano dislocati in varie contrade di Atessa e lasciati alla coltivazione di numerosi coloni. Uomo intelligente e intraprendente, Tito Maria non si limitò ad amministrare i propri possedimenti, ma volle seguire il progresso che avanzava, fondando una fabbrica di laterizi e un'impresa elettrica che riuscì a fornire l'elettricità alle strade di Atessa. Fu tra i soci fondatori della Cassa Rurale Cattolica Depositi e Prestiti, della quale sarà presidente del Collegio dei Sindaci per un ventennio. Nel 1907 pose la prima pietra per la costruzione del mulino elettrico Codagnone. Nel 1915 acquistò un autobus e istituì il servizio postale Atessa Torino di Sangro Stazione. Il suo spirito imprenditoriale teso alla creazione di nuove attività
fu sempre finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro. Furono molte le famiglie tessane che all'epoca trovarono lavoro nell'attività della famiglia Codagnone. La morte di Tito Maria, avvenuta nel 1931, fu un avvenimento partecipato da tutta la comunità cittadina, con due giorni di lutto, negozi chiusi e funerali in forma solenne. Gennaro, uno dei due figli maschi di Tito Maria, nacque il 23 luglio 1900, si laureò in legge e si avvicendò nella gestione delle attività paterne. Fu podestà di Atessa negli anni 1939-40 e, avvalendosi della sua carica, cercò di proteggere chiunque avesse bisogno di aiuto. Donò alcuni terreni di proprietà per la costruzione delle prime case popolari di Atessa. Morì prematuramente il 21 aprile 1954. Giacinto Cardona nasce ad Atessa il 31 ottobre 1913 da una ricca famiglia della borghesia agraria, giunta in città più di quattro secoli prima. A Roma, dopo aver frequentato gli studi classici, compie gli studi umanistici presso l'Università La Sapienza. Negli anni 30 frequenta ambienti culturali antifascisti e conosce personalità di spicco che nel dopoguerra diventeranno come lui dirigenti di primo piano dei partiti democratici e di sinistra. Giacinto Cardona fu un intellettuale impegnato nella ricerca, nella riflessione e anche nell'attività politica, militando dapprima nel PSI e poi nel PC e all'interno di molti movimenti democratici. Ispirandosi al pensiero di Gramsci, Cardona si impegnò a elevare il livello culturale della società, soprattutto nei ceti meno abbienti e della classe operaia. Nell'estate del 43, durante il governo Badoglio, da Roma si trasferì con la famiglia da Tessa, dove insieme al professor Raffaele Sciorilli Borrelli cercò di organizzare una forma di resistenza ai tedeschi con la costituzione di una formazione di guardia nazionale. Perseguitato, riesce a nascondersi per settimane e a sottrarsi alla cattura. Forse per la sua ottima conoscenza della lingua inglese e per la sua militanza antifascista, fu nominato sindaco dagli alleati, carica che ricoprirà fino alla primavera del 1944, quando, come lui stesso scrive, si ripresentò alle armi. Dopo il conflitto bellico ricoprì a Roma importanti incarichi nel Partito Comunista Italiano. Nella capitale si spense il 15 aprile del 1992, ma le sue ceneri sono custodite nella piccola chiesa di famiglia nei pressi del cimitero di Atessa. Giorgio Raimondo Cardona nasce il 7 gennaio 1943 a Roma, dove venne a mancare prematuramente il 14 agosto 1988 a soli 45 anni. Svolse studi di glottologia, linguistica e lingue orientali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Insegnò lingua e letteratura armena presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli e l'Università di Roma La Sapienza. Notevole fu la produzione scientifica di Giorgio Raimondo, realizzata in poco più di 20 anni con oltre 200 pubblicazioni, tra cui molte monografie di altissimo livello. Svolse anche un'ampia attività di fine traduttore, facendo conoscere in Italia numerose opere dello strutturalismo europeo-americano e della linguistica pragmatica. Ebbene, all'ambito delle intitolazioni che abbiamo voluto dare alle strade cittadine, ai larghi, eccetera, abbiamo ritenuto dover dare anche al cimitero, ai viali del cimitero, una onomastica, diciamo, stradale, tra virgolette, per facilitare a chi occasionalmente si trova a visitare il nostro cimitero i propri defunti, ma anche per dare un'impronta appunto a questo nostro cimitero di organizzazione e di facile tracciabilità dei vari larghi, dei viali e vialetti che vi sono nel proprio interno. Ebbene, all'interno di questo discorso abbiamo voluto chiaramente
intitolare sostanzialmente a tutti i santi che sono presenti all'interno delle nostre chiese, rappresentandoli tutti, e nello stesso momento abbiamo voluto dare anche, come nelle intitolazioni dei vari larghe strade, dare un senso, per esempio i viali che guardano verso il valle, abbiamo individuato i santi presenti nelle chiese della valle, quelli che guardano verso il capoluogo, quello dei santi presenti nelle chiese del centro storico principalmente, il viale retrostante, la strada retrostante di accesso al cimitero, per esempio, che guarda verso la Maiella, lo abbiamo intitolato al Monte Amaro, insomma anche per il cimitero, per esempio il viale delle confraternite che contraddistingue tutte le confraternite di questa nostra realtà cittadina. Il viale centrale, il viale del riposo, perché dà proprio il senso dell'accesso al cimitero, luogo sacro, luogo di rispetto, luogo dove praticamente io credo che con le operazioni che abbiamo portato avanti e che stiamo continuando a portare avanti in questi ultimi tempi, io credo che abbiamo dato dignità a quel luogo sacro, dignità ai defunti e rispetto anche per i viventi, per appunto i progetti che all'interno di questo cimitero questa amministrazione comunale sta portando avanti.